Il tema della disabilità per il comune è prioritario. Durante i mesi scorsi di fermo a causa del lockdown, diversi servizi alla persona, in particolare per i diversamente abili, sono stati rimodulati ed eseguiti da remoto. In particolare su 137 famiglie che usufruiscono del servizio scolastico e attività lavorative al cui interno è presente un componente disabile, solo 100 di questi hanno aderito ai servizi di videoconferenze online. Invece 24 famiglie, fa sapere il comune, ha utilizzato il servizio educativo a domicilio obbligatorio fino ai 18 anni. Questi servizi, ha spiegato l'assessore alle politiche sociali Tinti, non sono stati mai lasciati soli durante la prima fase emergenziale. I 6 centri diurni nel territorio dal 10 marzo scorso sono stati chiusi, creando diversi disagi. Il comune di Fano intanto si è attivato nel redigere un piano per la ripartenza dei servizi alla persona dopo l'uscita delle disposizioni emanate dal DPC del Consiglio dei Ministri. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile scorso demandava alle regioni la definizione di un piano territoriale che comprendesse la riorganizzazione dei servizi alla persona, in particolar modo delle persone disabili. Abbiamo finalmente le linee guida sui centri, non le abbiamo ancora sui servizi a domicilio. Ieri abbiamo già contattato il distretto sanitario, con le famiglie abbiamo ottenuto i contatti, gli assistenti sociali sono in continuo contatto e quindi l'ipotesi adesso qual è? È che ai centri, ai gestori dei centri abbiamo chiesto nel giro di qualche giorno di riprogettare le loro modalità. Chiaramente cambia anche la valutazione dei rischi sulla sicurezza. Stiamo concertando con la sanità, con l'ASUR e col distretto la possibilità di fare i tamponi sia agli utenti, quindi sia alle persone disabili che frequentano i centri, sia agli operatori. Nel percorso guariti che si svolge oggi al CODMA non è possibile metterli nello stesso percorso, cerchiamo di accelerare il più possibile. Per cui ecco, se nel giro di un po' di giorni, diciamo la settimana prossima, riusciamo a mettere in piedi tutta questa, diciamo, filiera dei primi di giugno, possiamo ipotizzare davvero una ripartenza vera.